E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi continuerò col descrivervi l'attrezzatura che porterò con me nei viaggi. Quindi se non avete visto gli ultimi video che trattano di questo argomento, andate a vederli e iscrivetevi al canale. Allora, oggi, visto che comunque i viaggi li farò soprattutto nei campeggi, vi parlerò un po' della tenda che ho deciso di acquistare. Ho cercato un po' una tenda che facesse al caso mio, che rispecchiasse certe caratteristiche, che avesse certe caratteristiche. Allora, le caratteristiche che mi servivano erano soprattutto una tenda di dimensioni contenute, che fosse facile da trasportare in moto, e comunque una tenda semplice da montare, veloce da montare e smontare. Perché? Perché comunque, visto che comunque non starò fermo in un campeggio ma continuerò a spostarmi, volevo una tenda appunto che mi consentisse di arrivare, montare la tenda, dormire, smontare la tenda e partire abbastanza velocemente e rapidamente. Quindi cercando un po' ho trovato una tenda che secondo me è l'ideale per chi vuole viaggiare in moto in solitaria, diciamo. Questa tenda è questa qua, la tenda della Camp, della marca Camp. Questa tenda si chiama Minima 1SL, costicchia un po' perché è sui 160, l'ho trovata sui 160 euro in un negozio di sport, però la trovate anche su Amazon, penso a meno, io vi lascio qua il link di Amazon della stessa tenda. Questa tenda, come vedete, è molto contenuta, molto piccola, ci sta addirittura in un bauletto da 21 litri, anzi ne occupa meno della metà, quindi mi ci sta ancora molta roba da poter mettere nella valigia laterale della moto. Quindi ho deciso di prendere questa appunto per le dimensioni e perché comunque è molto veloce da montare. Infatti adesso vi farò vedere un po' come la monto, perché davvero penso che sia l'ideale questa tenda per viaggiare in moto in solitaria. Quindi adesso vi farò vedere un po' il montaggio e poi ci vediamo per un po' delle considerazioni finali. Che dire, per essere la prima volta che la montavo è stata davvero molto veloce, ci ho messo all'incirca un quarto d'ora tra montarla e smontarla, quindi devo dire un tempo abbastanza ragionevole. All'interno la tenda non è grandissima, è per una persona, ci state voi, io sono alto 1,80, quindi ci stavo abbastanza bene. In più ci può stare anche un bagaglio, una borsa e fuori c'è lo spazio solo per un paio di scarpe, poco più. Però devo dire che se partite in viaggio da soli e dovete solo dormire,
dovete fare solo montare, smontare, dormire e andare, penso che sia la tenda davvero ideale per questo tipo di avventure, diciamo. Quindi ragazzi, niente che altro dirvi, vi ringrazio se avete seguito il video fino a questo momento, ricordatevi ancora di iscrivervi al canale e ciao ciao!